La situazione di classifica del San Vito 83 non è particolarmente esaltante, ma bisogna rialzare la testa nel più breve tempo possibile per evitare pericolose e spiacevoli conseguenze. La vittoria a tutti i costi è l'obiettivo ineludibile per la truppa del presidente Catenaro, che torna a giocare sul terreno amico, ma si trova di fronte una delle avversarie meno auspicabili, protagonista di un superlativo momento di forma, culminato col tennistico successo interno con l'ottimo Paglieta. Parliamo della matricola terribile Rapino, che arriva all'appuntamento odierno con una posizione di classifica di tutto rispetto essendo attestata in piena zona playoff ed è quindi abbastanza evidente che il successo rappresenta per motivi opposti l'interesse prioritario anche per la compagine nero-verde. I padroni di casa hanno un avvio piuttosto promettente anche se il tentativo da limite di legradi si spegne oltre i legni della porta avversaria. Al decimo la truppa del presidente Catenaro invoca la segnatura sul colpo di testa di Sanyang che di Fazio blocca con i piedi posizionati all'interno della linea di porta ma le immagini non riescono a dirimere la controversia e in ogni caso il direttore di gara non ritiene che vi siano gli estremi per convalidare la segnatura. I biancazzurri continuano a presidiare la metà campo avversaria, ma le offensive non portano i frutti sperati. Al diciannovesimo sul traversone da fermo di Labrozzi si genera una mischia in area risolta con affanno dalla retroguardia nero-verde che evita guai peggiori. Poco prima della mezz'ora di Fazio salva il risultato con un provvidenziale intervento per respingere il siluro in area di Perrucci. I neroverdi si fanno vedere in avanti al minuto 35 con il sinistro dal limite di D'Amore, facile preda di Ezaki. Alla ripresa dei giochi il copione si capovolge ed è il rapino a dosare di più con il San Vito che indietreggia vistosamente il proprio baricentro e rischia in più di una occasione. Al decimo Santarelli fa partire un missile dal limite che Ezaki annulla con un difficile intervento. Al ventitresimo ci riprova D'Amore che stavolta scaglia un diagonale dalla media distanza, ma Ezaki presidia il primo palo e disinnesca a campo. Un minuto dopo Tirino stacca pericolosamente in area con la sfera che termina di un niente a fil di palo. Sarà in definitiva l'ultimo spunto di gioco da annotare sulla nostra cronaca, con la gara che nelle battute finali sarà ricordata per l'eccessivo nervosismo da parte dei calciatori in campo, da segnalare l'espulsione di un componente della panchina neroverde e le scintille nei minuti di recupero dopo un contatto abbastanza ruvido tra le gradi e il neoentrato di Giannatale. Alla fine il direttore di gara fischia la fine dei le ostilità che sanciscono il giusto risultato ad occhiali tra San Vito 83 e Rapino. Mister Stanisci, partita terminata, red inviolata: il pareggio lo considera un risultato giusto? Eh, salve, buonasera a tutti! Risultato giusto, il primo tempo bene, bene noi, buon possesso palla, delle buone occasioni da rete, come sempre non sfruttate dai miei ragazzi. E alla fine loro erano una squadra fisica, lo sapevamo, abbiamo visto i loro pregi, li abbiamo giocato a contenerli, vi ha fatto un ottimo, ottimo primo tempo, veramente uno dei migliori. Ci manca sempre quel pizzico di cattiveria in zona gol che ci sta contraddistinguendo dall'inizio del campionato. Dopo il pareggio con la quarta classificata bisognerà prepararsi al meglio per un'altra grande partita, settimana prossima affronterete l'Atletic Lanciano. Sì, gli avevo detto ai ragazzi, era un bel mese, incontravamo seconda, terza e quarta quindi in classifica, ma non so in, in che... In che sequenza, però cioè, la, la giochiamo con tutti, non è un problema, o il Rapino, o la Tessa Perotano, sono tutte belle squadre attrezzate, stanno lì in alto, un motivo ci sarà, domenica andremo a dare filo da torcere anche a Lanciano, vediamo un po' come stanno in settimana i ragazzi, se riusciamo a recuperare qualcuno, anche perché oggi eravamo 14-15, quindi però non è un problema, vi ho detto, quelli che siamo daremo cara alla pelle a tutti. Volevo fare un in bocca al lupo a Perrucci, il capitano, che è andato in ospedale. Spero che non sia niente di grave. Andiamo capitano. fare gli auguri a Moretti che oggi compie gli anni. Asino Moretti sia un asino. Andiamo, raga. Mister Sandovito, dopo la pesante vittoria contro il Paglieta, arriva un pareggio in quel di San Vito. Un commento tecnico sulla partita. Sì, allora, buonasera a tutti il discorso è questo che è una squadra che vince 6-0 poi ci si aspettano delle prestazioni diverse oggi abbiamo giocato, abbiamo giocato male Al primo tempo ci hanno, ci hanno messo seriamente in difficoltà soprattutto a livello fisico anche con il palleggio ovviamente su questi campi e con questo caldo cominciamo a soffrire un pochino e si è visto diciamo Al secondo tempo abbiamo reagito bene abbiamo sfiorato anche noi due o tre volte il gol si vede anche sicuramente dalle immagini ci sono state delle nitide occasioni che abbiamo avuto anche noi il pareggio tutto sommato è giusto però la prestazione della squadra rimane un pochino sottotono proprio in virtù del fatto che domenica scorsa abbiamo fatto 6 gol a una diretta concorrente e... Però ci sta, insomma, io faccio comunque il, i complimenti ai miei ragazzi, eh, perché noi eravamo partiti con ben altri progetti e ben altre ambizioni. Ci troviamo a lottare per un posto nei play-off e devo fare i complimenti alla mia squadra perché stiamo facendo qualcosa di eccezionale. quindi Va bene anche questo pareggio, insomma, ce lo prendiamo e ce lo teniamo stretti. Presidente Catenaro arriva un pareggio contro la quarta classificata, lo considera un risultato giusto? Beh, è un risultato giusto, Alla... se andiamo nel, come nel pugilato ai punti penso che meritavamo qualcosa in più. Eh, abbiamo giocato fortissimo il primo tempo, eh, qualcosina abbiamo concesso agli avversari nel secondo tempo, però abbiamo preso anche una traversa e poi sinceramente io penso che tutta la tribuna abbia visto il gol non convalidato dal direttore di gara. Purtroppo, questa è una costante che ci sta accompagnando tutto l'anno, specialmente nelle ultime partite. Eh, voglio ricordare quella col Palena, con un gol in pareggio arrivato a nono minuto e mezzo di recupero, quando ne aveva la di sette E eh, altri episodi veramente gravi che io ho segnalato al presidente Giancola, ma aspetto ancora una risposta. State affrontando una serie di partite difficili la settimana prossima vi aspetterà la Dalit Lanciano. Eh, domenica, infatti. Vieni, mh... Questo è un periodo duro con tutte queste squadre d'alta classifica. Andiamo lì a Lanciano a giocarcela come sempre con tutti, anche perché la squadra sul campo sta esprimendo dei valori importanti. Poi il risultato può venire o non venire: tipo ad Atene, domenica abbiamo giocato fortissimo. E eh, mo ci vuole un altro rigore fuori dall'area di un metro e perdi la partita. Purtroppo ci sta, il calcio è questo, dispiace che eh, gli episodi, come dice il Presidente Giancola, andrebbero compensati, cioè, si compensano a fine anno, a me non sembra sinceramente.